Con l'introduzione del regime forfettario, quale regime naturale di partenza, la contabilità semplificata ha perso, quantomeno in una gran parte di piccole e medie imprese, la sua centralità, ma è comunque riservata a moltissimi soggetti. In questo video vedremo chi può beneficiarne, chi sono invece gli esclusi e come si determina il reddito secondo il metodo della contabilità semplificata. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Sono soggetti a questo regime contabile semplificato le ditte individuali, le società di persone, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno determinati requisiti dimensionali. E nello specifico non superare 700.000 euro in caso di cessione di beni o intermediazione nella cessione dei beni, il commercio ad esempio, ovvero non superare 400.000 euro in caso di prestazioni di servizi. Al di sotto quindi di questi parametri è possibile usufruire del regime contabile semplificato. Sono di conseguenza esclusi questi soggetti che superano questi requisiti dimensionali. Sono invece escluse per legge le società di capitali, SPA, SRL, SRLS ad esempio, gli enti pubblici, le cooperative e le mutue assicuratrici e le stabili organizzazioni di società con residenza all'estero. La contabilità semplificata è un metodo di gestione, appunto, contabile e tenuta delle scritture contabili agevolato per le imprese che non superano, appunto, i requisiti dimensionali anzidetti. È un regime opzionale, ossia va esercitata un'opzione, il soggetto deve aderire al regime contabile semplificato, altrimenti se non aderisce, questo lo si fa in seno alle dichiarazioni IVA, se non aderisce appunto è automaticamente inserito nel regime contabile ordinario con tutti gli obblighi conseguenti. Le semplificazioni consistono in una contabilità più snella. Sarà onere del contribuente in contabilità semplificato tenere i soli registri IVA e il registro dei beni strumentali, il registro dei beni ammortizzabili, il cosiddetto libro cespiti. Sono invece esclusi gli adempimenti quali la gestione patrimoniale dell'attivo e del passivo, nonché l'adempimento del libro giornale, uno degli adempimenti più corposi della contabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito, quindi come si determina il reddito in contabilità semplificata, questo lo si determina secondo il metodo classico, ossia ricavi meno costi. Importante, dal 2017 le imprese in contabilità semplificata pagano le tasse solo ed esclusivamente sui redditi effettivamente incassati. Si parla infatti di contabilità semplificata per cassa e non più per competenza. I ricavi sono rappresentati dai componenti positivi dell'impresa, quindi ad esempio le vendite, le prestazioni di servizio, mentre i costi sono rappresentati dagli elementi negativi, quindi le spese per la produzione, le spese necessarie per portare avanti la propria attività di impresa. Ovviamente saranno deducibili ai fini del reddito le sole spese inerenti all'attività, ossia quelle spese necessarie al fine della produzione dei beni o servizi. Una volta determinato il reddito, quindi ricavi meno costi, si applicano le imposte, ma attenzione, nota bene, il legislatore fiscale per recuperare maggiori imposte possibili applica, una volta determinato il reddito e ricavi meno costi, le cosiddette variazioni in aumento e diminuzione. Variazioni in aumento e diminuzione. Queste variazioni consistono in rettifiche che vanno a rettificare il costo, così ad esempio da fartelo dedurre meno, se pensi al costo per il carburante o la telefonia, che vengono ridotte solamente in alcune percentuali, non al 100%. Queste variazioni rideterminano il reddito trasformandolo in reddito fiscale. Quindi il reddito fiscale sarà ricavi meno costi, applicazione delle variazioni in aumento e in diminuzione. Una volta determinato il reddito fiscale, sarà su quello, poi in fase dichiarativa, che si determineranno le imposte da pagare. Ovviamente è qui, sulle variazioni in aumento e diminuzione, che si gioca la partita della tassazione. Quindi l'imprenditore o il consulente dovrà essere accorto nella gestione, nella contabilizzazione dei costi in funzione delle variazioni in aumento e diminuzione. È qui che si gioca la partita su quante poi tasse si vanno a pagare. Questo argomento è molto corposo, molto complesso e sarà oggetto di altri video in seguito a questo che è il primo sulla contabilità semplificata. Quindi ti invito a rimanere sintonizzato sul mio canale e ad iscriverti al mio canale YouTube Carlo Alberto Micheli.
A presto, ciao!